Ciao a tutti da streamhard.com, quest'oggi facciamo un rapido unboxing del nuovo mouse da gaming Speedlink Decus, un mouse da gaming fascia medio-alta dotato di un sensore laser a 5000 dpi. Partiamo dall'analisi della confezione che come possiamo vedere abbiamo nella parte frontale una grande immagine del prodotto, alcuni bollini che ci indicano alcune caratteristiche essenziali e più in basso altri bollini che ci indicano comunque le caratteristiche e le specifiche tecniche del prodotto. Mentre nella parte posteriore cosa abbiamo? Abbiamo le varie specifiche tecniche scritte in varie lingue, tra cui l'italiano, più in basso alcune caratteristiche del prodotto e inoltre la compatibilità con sistemi Windows dall'XP in poi. La confezione presenta inoltre un'apertura al libro, quindi nella parte destra abbiamo il mouse. Ricoperto questa protezione in plastica trasparente e poi abbiamo in quest'altra parte invece alcuni didascalie che ci spiegano il funzionamento del software del mouse e del sistema di illuminazione. Possiamo scegliere fino a 6 colori differenti per i LED del mouse. Invece il lato uno dei lati, ci permette di vedere il mouse dall'alto e le dimensioni dello stesso, 130x90 mm. Aprendo la confezione, troviamo il bundle che è composto semplicemente da CD driver e manualetto di installazione rapida. Poi, togliendo il mouse da questa ulteriore protezione, come possiamo vedere, il mouse si presenta in una colorazione rosso-nera che gli dà un design davvero aggressivo. Abbiamo il classico clic sinistro e destro, un pulsante programmabile sulla sinistra, lo scroll del mouse gommato ma con i lati trasparenti, in plastica trasparente per permettere alla luce del LED di passare. In quanto ci segnala, a seconda della colorazione, ci segnala il profilo che stiamo utilizzando. Abbiamo questo pulsante centrale che ci permette di switchare i DPI on the fly. Nella parte posteriore abbiamo il nome del prodotto e questa parte con gommata con questa aerografia che si illuminerà quando il mouse sarà in funzione. Poi sulla parte destra abbiamo queste due piccole nicchiette che ci permettono di appoggiare l'anulare e il mignolo e abbiamo queste piccole strisce LED che si illumineranno quando il mouse sarà in funzione. Mentre sulla parte sinistra abbiamo i due pulsanti programmabili che possiamo assegnare qualsiasi funzione di default hanno avanti e indietro, nelle pagine web ad esempio, e poi abbiamo ulteriori strisce LED. Nella parte sottostante del mouse abbiamo invece quattro piedini in teflon di grandi dimensioni che assicurano una buona scorrevolezza. Abbiamo questo codice QR che ci rimanda al sito web Speedlink e infine abbiamo il sensore laser a 5000 dpi. Per quanto riguarda il cavo, è in treccia di tessuto, è lungo 1,8 metri, è di buona fattura e presenta colorazione rosso-nera. Infine abbiamo il connettore USB compatibile sia con lo standard USB 2 che USB 3 placcato in oro. Quindi per questo video unboxing è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta del mouse Speedlink Decus che trovate sul nostro sito web estremardo.com e dallo staff di Estremardo un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!